locomotiva numero 2, la seconda di 6, che è del 1890, allora piuttosto anzianotta, è la più vecchia in servizio con una certa regolarità in Svizzera. Lo sforzo fisico del, diciamo, del lavoro manuale è relativo. Che è duro è il caldo. È molto caldo sulla locomotiva. Sono 50-60 gradi. Nelle gallerie anche di più. Aumenta anche l'umidità. Si è contenti di uscire dalla galleria per prendere la boccata d'aria fresca. Per questo viaggio Peter ha spalato circa 300 kg di carbone durante il viaggio. L'importante è spalarli regolarmente. 300 kg, acqua naturalmente, il vapore che esce dal camino, ci vuole l'acqua per compensarlo, sono circa 2000 litri che abbiamo usato. Il treno elettrico ci mette 35 minuti a salire e noi ci mettiamo un'ora e mezza circa. Siccome le adiacenze dei binari non vengono più gestite come una volta, c'è il pericolo di provocare incendi. Per questo che dietro al nostro treno ci ha seguiti il treno cisterna con l'acqua per spegnere quei piccoli incendi che provochiamo strada facendo. Buongiorno direttore. Buongiorno e benvenuta Clarissa qui in vetta al Monte Generoso nel Fiore di Pietra. Direttore Francesco Sgro, come nasce il Fiore di Pietra? Nasce da un'esigenza, avevamo bisogno di creare una struttura che lasciasse un segno. Sono 125 anni di storia della Ferrovia Monte Generoso, c'era bisogno di un cambiamento e così è avvenuto. Abbiamo chiesto la collaborazione dell'architetto Mario Botta, lui ha partecipato alla realizzazione di questo progetto e oggi eccolo qua. Ci sono state impiegate circa 60 imprese, tutte locali del posto, e hanno collaborato circa 300 persone. Costruire a 1600 metri non era assolutamente semplice per il trasporto del materiale. Alla fine si è pensato di costruire una teleferica. La gente del posto è incuriosita a visitare questa struttura. C'era una grande attesa e viene a visitarla. E non soltanto, abbiamo veramente tantissime richieste per realizzare il loro evento, la loro serata, la loro cena aziendale. Quindi il nostro chef sicuramente cura nei minimi dettagli l'offerta che viene proposta al ristorante Fiore di Pietra. Ma che onore, Luca Bassan, chef stellato, e io oggi posso preparare un piattino con te. Gentilissima. Ma non sei geloso del tuo regno, del tuo spazio? No, assolutamente, anzi è aperto a tutti, tant'è che abbiamo la cucina praticamente a vista, quindi ci mancherebbe. Allora, facciamo un carpaccino di ramati sul quale andremo a costruire una piccola insalatina e niente, con dei germoglietti, dei lamponi, dei fiori, insomma, una cosa tipicamente femminile ed estiva. Perfetto. Ti do un pezzo di formaggio anche a te. E questo è il formaggio a chilometro zero. Esatto. Ce lo dà il contadino che è qui vicino a noi. E adesso giochiamo alla fine con la coreografia dei fiori. Sono tutti fiori eduli, quindi commestibili. E qui giochi con i colori, come danno quella originalità al piatto, magari. Magnifico. Devo dire che risulta veramente appetitosa da vedere così. Com'è andata l'esperienza con il nostro chef in cucina? Grande emozione per me, mi sono sentita molto fortunata, grazie mille. Oh, eccolo il nostro chef. Ma che meraviglia. Insalata Clarissa per voi. Grazie. Ma è un piatto veramente fatto molto bene, con i fiori del Generoso. Ci troviamo al ristorante Fiore di Pietra, meglio di così, stupendo. Sei assunta. Buon appetito. Grazie. Grazie.